Ciao a tutti e ben ritrovati ad una nuova rubrica di moda.com. Come sempre, pillole di sapere sulla moda, la comunicazione e la pubblicità. Oggi parliamo in particolare di moda e cinema. Siamo belli freschi, insomma, dell'esperienza della Cube Radio qui dello USV con il regista Duccio Forzano e soprattutto della 76esima mostra del cinema di Venezia. Per cui uniamo un po' questi ambienti e andiamo a parlare di come la moda si comunica grazie anche all'ambito cinematografico. Per iniziare parliamo soprattutto di uno dei primi esempi, di uno dei primi brand che utilizza uno short film per parlare di comunicazione di moda, e mi sto riferendo a Intimissimi e alla campagna pubblicitaria del 2013, girata dalla regia di Gabriele Muccino con la bellissima Monica Bellucci. Mentre vi sto parlando, infatti, so che gireranno, insomma, delle immagini relative a questa campagna pubblicitaria, per cui vi verrà sicuramente in mente della campagna a cui mi sto riferendo. Un altro esempio per di cinema e moda, sto parlando dello stilista Issey Miyake, che con la collezione Wearing Light ha aperto un po' le porte agli spot pubblicitari, che in realtà sono diventati dei short film. Un esempio vicinissimo a noi è molto molto social, che sono sicura che gran parte dei ragazzi che mi stanno ascoltando avrà sicuramente visto e anche condiviso online, è invece la comunicazione per Kenzo, soprattutto riferita a Kenzo World, e mi sto riferendo al corto diretto dalla regia di Spike Jonze, che ha fatto un po' il giro del web proprio per la vivacità e la capacità di comunicazione di questo girato. Questi esempi che vi ho portato sono degli esempi in cui fino a qualche tempo fa la moda un po' si accontentava di raccontare storie. Oggi abbiamo bisogno invece di raccontare la storia, e mi sto riferendo al fatto che la moda ha sempre più bisogno di fare entrare il target, comunque le persone appassionate, al mondo del brand, che non è più un oggetto ma bensì una persona. Infatti, se pensate, se provate a pensare anche nei social, in Instagram o in Facebook, quelle che sono questi short stories legate, insomma, al mondo delle fashion blogger e agli influencer, troviamo sempre una persona, quindi un riferimento che utilizza il prodotto, che lo fa entrare nella sua quotidianità. E quando noi poi ci avviciniamo a comprare il prodotto, che sia un abito, che sia un accessorio, facciamo riferimento sempre comunque alla persona. Quindi praticamente il prodotto entra un po' nella vita di chi lo utilizza e si identifica con questo, e noi a nostra volta ci identifichiamo con il personaggio che poi cerchiamo di imitare o di emulare in qualche modo. Arrivano quindi nella moda, insomma, tutto questo per introdurre il discorso, il focus di questo intervento di cinema e moda, che sono i docufilm. Infatti, insomma, non potete non ricordare, insomma, con questa parola non può non venire in mente il docufilm per eccellenza, insomma, di questa stagione, che è stato presentato proprio alla 76esima mostra del cinema di Venezia, ed è Unposted della famosissima Chiara Ferragni. E in realtà i fan sono già tutti pronti al debutto nelle sale cinematografiche, mentre invece la critica l'ha presentato in modo un po' negativo. Ma sappiamo che in pubblicità, e questo vale a volte anche per la pubblicità di moda, l'importante è sempre parlarne. Nonostante questo, è stato definito praticamente un enorme girato pubblicitario, oppure una lunghissima stories di Instagram, che non svela in realtà niente di più di quello che già si sapeva su questa ricercata e comunque famosissima fashion blogger. Un altro docufilm molto vicino a noi è invece il docufilm che è andato in onda su Real Time della stilista Elisabetta Franchi, ed è Essere Elisabetta. Questo, in realtà, questo short film, diciamo così, è stato realizzato per celebrare i 20 anni del marchio, del brand, e soprattutto per raccontare i 10 giorni che antecedono alla presentazione della nuova collezione di questo marchio. Ma dentro questo racconto di moda, proprio presa, diciamo, a 360 gradi, quindi della sfilata, del dietro le quinte, della creazione degli abiti, dei ritocchi, ci sono anche in realtà delle chicche, delle pillole di sapere su quella che è la biografia di questa stilista. E devo dire che nonostante sia stato veramente un
diciamo, un episodio un po' corto, perché volevamo sapere tutti di più di questa stilista. È stato veramente carino capire come lei si è creata da sola. Infatti questi due esempi che vi ho portato di docufilm, che sono anche più recenti, e di questo cambiamento, diciamo, epocale, sociale, anche pubblicitario nel mondo della moda, rappresenta anche un unico messaggio che si vuole comunicare al consumatore, quello della self-made woman, anche se per il momento sembra essere riuscito meglio sul secondo esempio. Ma di questa donna che si fa da sola, di questa eroina, un po' un sogno per tutte le appassionate di moda, comunque le persone che seguono questo docufilm. Infatti sono un po' due favole del mondo della moda che raccontano come l'eccezione possa diventare a volte alla portata di tutti, ed è proprio questo che avvicina un po' quelli che sono le distanze a cui eravamo sempre abituati nell'ambito della comunicazione di moda. Quindi ci aspettiamo di vedere molti altri docufilm e molti altri anche aneddoti interessanti sulla vita di questo settore sempre un po' di nicchia. Per farvi capire, insomma, qual è la sete di sapere del pubblico nell'ambito della comunicazione di moda di questo settore, vi porto anche un ultimo esempio, visto che il tempo a nostra disposizione sta finendo, e sto parlando della Spy Story, che in realtà fa parte della seconda stagione di American Crime Story ed è l'assassino di Gianni Versace. Come questa serie televisiva americana è andata un po' a sviscerare quelli che sono stati gli aneddoti forse ancora irrisolti per i fan su questo assassino inaspettato, e nonostante la famiglia sia dichiarata contro questa serie, insomma, questo mettere in piazza un po' quelli che erano segreti di famiglia, e questa serie è stata molto molto diffusa nei social e molto seguita, tant'è che ha significato anche un enorme ritorno d'immagine per il brand di moda. Insomma, tanta voglia di conoscere i segreti di questo settore che inizia ad uscire anche dai confini della moda, della perfezione senza tempo, dei canonici appunto 30 secondi di spot pubblicitario, perché al consumatore non bastano più, il consumatore vuole sapere, vuole conoscere, e la moda cerca di aggrapparsi ovviamente a nuove discipline, contaminazioni, nuovi format, come abbiamo visto anche oggi, per affascinare sempre di più i suoi fan mantenendo la promessa di immortalità. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione e il nostro approfondimento sulla moda e cinema. Ci vediamo alla prossima puntata di moda.com.